Amici montanari, buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi mi trovo a Sanfere. L'escursione di oggi ci porterà a visitare le 10 cascate di questo bellissimo paese. Poi, una volta che abbiamo finito il percorso delle cascate, andremo su Monte Castello, 937 metri sul livello del mare. E se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sulle mie prossime escursioni. Siamo arrivati alla prima cascata, adesso scenderemo tramite questo sentiero che scende giù e l'andremo a vedere più da vicino. La prima cascata che si incontra lungo il percorso è questa qui, magnifica, veramente veramente bella. Siamo giunti a questo piccolo larghetto, qui ci sono le Recchianche, mentre di qua si scende per le cascate Wattenier. Adesso vediamo prima le Recchianche, dopodiché scenderemo per la cascata e filmeremo il tutto. Spero che il video vi piaccia. Volevo farvi vedere Monte Castello, non so se si vede in piccolo, dopo noi a fine escursione saliremo lì, 937 metri, ci si arriva passando per il borgo di Sanfere e tramite un sentiero. Io ci sono già stato, però non ho raggiunto la vetta per problemi tecnici, poi vi racconto. Quindi oggi sarà la mia rivincita su quel monte lì. In cima c'è una croce che non aspetta altro che il mio sassolino. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo e che bello potersene godere senza nessuno. Ho fatto bene a partire prestissimo, guardate, magnifico.
siamo giunti a quella che è la quinta cascata. Si trova subito dopo la cascata Wattenier, la cascata degli innamorati, chiamata così perché il posto è veramente molto molto romantico, forma una specie di laghetto con la cascata alle spalle. Guardate che spettacolo, veramente molto bello. Bene amici montanari, abbiamo lasciato il sentiero turistico, quello delle cascate che fanno quasi tutti, per imbatterci in un altro sentiero che ci porterà un vecchio mulino. Amici, il sentiero è veramente poco battuto e si fa fatica a seguirlo perché ormai la vegetazione è cresciuta ovunque. Ogni tanto si trovano dei segni rossi sugli alberi, ma non aiutano molto. Quindi vi lascerò la traccia GPX sul mio sito, su Wikilog, con quella arriverete sicuramente a destinazione. La lascio in descrizione insieme al link per iscrivervi al mio gruppo Facebook, Amici Montanari Puglia e dintorni, e vi invito anche a lasciare un like, a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle prossime escursioni. Adesso continuiamo per questo sentiero. Vediamo dove ci porta. Seguendo il sentiero, che è una vera giungla, si arriva a un punto dove c'è questo cancellino artigianale fatto di fil spinato. Bisogna semplicemente sfilare questo, aprire e poi richiudere, in modo che gli animali non possano passare. Adesso continuiamo un po' il sentiero, anche se qui sembra che non ci sia proprio più, ma con la traccia GPX che ho dovrei arrivare di nuovo in paese. Eccoci arrivati al ponte. Pensate che questo ponte è di epoca fascista, fu costruito proprio per superare le acque del torrente Bradano. Adesso lo superiamo. Bellissime. Che impresa amici, praticamente il sentiero è sbucato qui nei pressi del depuratore. Mi sono fermato un attimo all'ombra, ne approfitto per mangiare qualcosa, dopodiché continuerò il percorso perché dobbiamo raggiungere anche la vetta di Monte Castello. Non andiamo via se non la raggiungiamo. Mi raccomando, seguiteci perché dobbiamo raggiungere la vetta. Ok amici, dopo aver consumato il pasto e aver riposato circa una mezz'ora, siamo pronti a ripartire. Lì in cima, come potete vedere alle mie spalle, c'è Monte Castello. Alla punta in vetta c'è una croce che aspetta solo il mio sassolino. Eccoci qui amici montanari. Siamo all'inizio del percorso per Monte Castello. Si sale da qui, che è il borgo antico di San Fede. Sto parlando sottovoce perché sono l'una e stanno tutti a mangiare. Quindi non vorrei dar fastidio. Si inizia la salita e andremo sul Monte Castello, 937 metri sul livello del mare. Questo è il sentiero che ci porterà sulla vetta, ma prima di fare quel sentiero proseguiamo dritto perché c'è un bellissimo belvedere
lo chiamano il Belvedere di San Fene. In fondo c'è un albero con una panchina, con una visuale incredibile. Venite che vi faccio vedere. Eccoci, siamo arrivati al Belvedere di San Fene. Qui ci sono due bellissime panchine. All'ombra di questi pini uno si siede e può mirare codesta. E in fondo, se vedete, c'è la casetta abbandonata, quello è il sentiero che ho fatto io prima. Sentiero che mi ha portato di nuovo a San Fene. Manca poco. Manca poco e siamo arrivati in vetta a mettere il nostro sassolino alla croce. Anche la vetta di San Fele, Monte Castello, l'abbiamo portata quasi a casa. Un altro piccolo sforzo, ce la facciamo. Lì ci sono i resti del castello che un tempo era qui. Eccoci finalmente, amici montanari. Mi ha raggiunto anche un amico montanaro del gruppo, Savio. Abbiamo raggiunto insieme la vetta, non sappiamo a quanti metri siamo, comunque siamo più di 950 metri sicuro. Da qua si gode uno spettacolo veramente, veramente bello. Da là potete vedere San Fele, lì un altro monte e qua tutta una panoramica bellissima. Adesso torniamo a casa perché comincia un po' a fare caldo. Bello. Dopo averci sparato 8 chilometri del percorso delle cascate, è ora di ritornare. Sono felice perché mi ha raggiunto finalmente uno del gruppo. Uno. Guardate cosa ci ha fatto scoprire una signora del posto, il cannocchiale con cui poter ammirare tutto lo spettacolo. Montanari, anche questa escursione è finita. Io e Salvio, che è scappato via, abbiamo incontrato un gentilissimo signore di nome Michele che ci ha fatto da guida per il paese di San Fele. Ci ha fatto vedere alcune cose che da soli non saremmo mai riusciti a trovare. E se stai guardando il video, Michele, ti saluto, ti ringraziamo molto. E che dire, se volete partecipare a queste escursioni, iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciate un like. E attivate la campanellina così da restare sempre aggiornati sulle prossime escursioni. Potete anche iscrivervi al mio canale, al mio gruppo Facebook, Amici Montanari Puglia dintorni, così possiamo organizzare un gruppetto da poter venire qui insieme, magari 6 o 7 persone, una decina. Qua saluta, la gente passa, saluta senza che la si conosca. La gentilezza del posto è qualcosa di unico. Niente, da San Fele è tutto. Io vi lascio con questo splendido paesaggio. Pian piano ce ne torniamo a casa.